Vediamo se riusciamo a parlare dell'angioletto e del diavoletto. È un argomento così affascinante. E soprattutto sapete che se vi parlo di qualcosa è per metterlo in diretta relazione con ciò che noi siamo dentro. Io non so quanti di voi abbiano mai pensato prima di oggi che ogni tanto c'è un diavoletto che vi parla all'orecchio. La maggior parte di noi invece ha questa immagine molto bella dell'angelo custode, questa è molto bella. Poi la perdiamo un po' diventando grandi, perché diventando grandi noi diventiamo maturi, diventiamo intelligenti, bravi, quindi noi quando diventiamo grandi dobbiamo dimostrare che la realtà la vediamo bene, non quelle farlocche dei bambini. L'angelo custode, eh? Noi adulti, sì, che noi conosciamo l'esistenza. Siamo degli sfigati tremendi, però abbiamo questa concezione di noi stessi, che noi conosciamo qual è la vera vita, no? E quindi insegniamo ai nostri figli le stesse cose, e cioè, caro mio, il tuo papà è uno sfigato. Però il tuo papà ti dice cosa devi fare per essere felice. Fantastico, bellissimo. È una concezione, detto così, chiunque capirebbe che è un discorso fuori di testa, no? Naturalmente è un po' esagerato, però è il mio compito quello di esagerare un po'. E questo atteggiamento ce lo portiamo dietro tutta la vita, senza mai accorgercene. E quando ci sono delle persone che arrivano in Thailandia, delle persone occidentali, quelli bravi, quelli progrediti, quelli che hanno una cultura millenaria alle spalle, oramai completamente quasi persa, quasi persa. Tempo 10 o 20 anni, boh, ci saranno solo i rapper a insegnare, i rapper e i, come si chiamano quelli, gli influencer. Che insegneranno alle persone il senso dell'esistenza. Stiamo andando verso un futuro roseo. Il mondo sta cambiando, sicuramente in meglio. L'analfabetizzazione sta aumentando, non quella di leggere o scrivere, proprio la mancanza di cultura, la mancanza di profondità nelle cose. Bel futuro. Vabbè, comunque. Comunque noi siamo qua e siamo belli fiduciosi e stiamo preparando il futuro. Noi ci prepariamo, noi incominciamo a vedere sprazzi del mondo reale. Sta di fatto però che quando gli italiani, gli occidentali vengono qua in Thailandia, non riescono a vedere niente, niente dell'essenziale, ma niente proprio. È impressionante vedere questa cosa. Guardano, hanno gli occhi così, guardano. Ma non riescono a cogliere niente di ciò che è essenziale. Nessuno ha mai insegnato agli occidentali, cioè a voi, a cogliere la qualità delle cose. Mai. A scuola, mai. Forse all'asilo. Forse all'asilo vi hanno lasciato in pace, ragazzi. Forse all'asilo vi facciamo fare dei bei disegnini. Forse lì vi hanno lasciato in pace. Poi cominciano un po' le scuole da adulti, per prepararvi al mondo degli adulti. E tutti quanti noi siamo caduti in questa trappola, ci siamo caduti come delle pere, io mi ricordo, ero proprio una pera. Poi quando qualcuno ha dentro il senso della ribellione, beh, è certo che la scuola gli sta stretta, le idee gli stanno strette, però il problema non è tanto percepire ciò che non va dentro di noi stessi, ma è avere delle valide alternative. E chi ci dà delle valide alternative? La filosofia per certi aspetti, ma io vedo che recentemente anche i filosofi, insomma, non so quanto abbiano capito veramente della profondità di certi concetti. Gli psicologi, rido perché ci sono diversi tra di voi che si occupano di psicologia, lo fanno benissimo, sono preparatissimi e fanno bene il loro lavoro. Però, insomma, mi permetto di prendere in giro un po' tutti.
non solo le casalinghe, anche gli psicologi, anche voi avete un po' di, insomma, qualche neurone un po' che non gira giusto. Perché? Perché nessuno vi ha mai insegnato a cogliere l'anima e voi psicologi dovreste essere i primi. Fa parte del concetto del vostro lavoro, della psiche proprio, del dedicare tutta la vostra vita a investigare nel mondo dell'occulto, nel mondo dell'anima. Perché sapete, da qualche parte sapete, che il primo rapporto terapeutico è fatto dall'amore. E guarda caso, molto spesso, nella vostra etica professionale, l'amore, l'innamoramento, sto scherzando naturalmente, mai innamorarsi del paziente o il paziente che si innamora del suo psicologo. Quando l'innamoramento è l'unico motore che ci muove verso il mondo reale. Ah, ne approfitto anche perché qualcuno dice, per esempio nel mio lavoro, dice: no, ma tu non va bene quello che fai perché tu ogni tanto ti innamori delle tue allieve. Beh, questo non c'entra niente, è una battuta. E questo viene preso come, oh no, non si fa, sempre per quella famosa teoria inventata dai farlocchi, per cui il mondo della spiritualità, il mondo della sensualità sono opposti. Per secoli ci hanno insegnato che guai, non toccate il pisello, mi raccomando, non voglio parlarvi di questo oggi, però ci saranno dei momenti in cui ve ne parlerò. Ah, tra l'altro ho notato un'altra cosa. Sì, lo so, sto saltando da una cosa all'altra, lo so. Ho notato una cosa che, avendo accennato domenica scorsa, non ricordo più se nel primo o nel secondo corso, ma poco importa, tanto la maggior parte di voi oramai sta spaziando a destra e a sinistra e quindi questo va benissimo, che quando ho cominciato a parlare della sensualità e quando ho detto, per esempio, perché non cominciate a fare dei bambini spirituali? Questa cosa vi è piaciuta molto. Devo constatare che vi è piaciuta molto. Specialmente alle donne, devo dire. I maschi sono sempre un po', sono sempre un po' sulle loro. I maschi sono organizzati in un altro mondo, cioè loro sono più rigidi, anche se voi maschi che siete lì avete sicuramente delle caratteristiche femminili, perché vi siete accorti che per fare il passo successivo, il passo qualitativo successivo, dovete diventare un po' femminili. Voi uomini ve ne siete accorti, e diventare femminili non vuol dire che da domani vi mettete una gonnellina. Un po' di rossetto sulle labbra, si sa mai, perché con la vostra capacità di fraintendere le cose, non vorrei che qualcuno di voi, queste gambe pelose, mettesse una minigonna domani mattina. Ma penso che non siamo a questo livello. Però guardate che la comprensione degli esseri umani è famosa, in tutta la galassia. Sapete quando Gesù dice: chi di voi non ritorna bambino, non può entrare nel regno dei cieli. E c'è qualcuno che gli dice: ma maestro, ma mi spieghi come posso rientrare nel ventre della mia mamma? Oh, fantastico. Pensate il livello di comprensione. Quando Gesù dice di ritornare bambini, c'è qualcuno che si preoccupa, dice: ma sono grande adesso, sono grande e grosso, come posso rientrare nel ventre della mia mamma? Pazzesco. Questo pianeta è un capolavoro. Se siete artisti, se vi lasciate andare alla poesia, alla risata, questo è un pianeta di goduria massima, perché qui le cose più rimbambite, rincoglionite della galassia sono tutti qua, rimandano tutti qua. Il pianeta Terra è una specie di bagno penale. A volte questa è una battuta, però nonostante sia una battuta, ogni tanto degli sprazzi di questa situazione mi vengono anche. Non è detto che non sia così. Non è detto che tutti quanti noi veniamo qua perché siamo rimbambiti da qualche altra parte. E i rimbambiti, sapete come quando si boccia qualcuno a scuola? Sono qualcuno a scuola, no, tu non vai bene, sei in condotta, una volta sei in condotta, sei cattivo, ti boccio e quindi vai in un'altra classe.
A volte ho un po' il sospetto che il pianeta Terra sia lì dove mettono tutti i rimbambiti della galassia. Benvenuti, siamo in buona compagnia, noi siamo i rimbambiti della galassia. Vabbè, prendiamo la situazione per quella che è, non abbiamo occhi per vedere, orecchi per ascoltare, questo oramai è assodato, può darsi che questo sia il segno di rimbambimento e ci mandano tutti qua. E va bene, allora siamo qua, cerchiamo di goderci questo pianeta qua. Cerchiamo di ridere dell'altrui ignoranza e di ridere della nostra. E sapete che ogni parola nella logica spirituale ha un suo significato che è completamente diverso, completamente diverso. Il ridere, l'ho spiegato, questo l'ho spiegato nei corsi che abbiamo fatto a Chiavari Lavagna un po' di anni fa, che potete trovare su YouTube. Che cos'è il ridere? Ma vi dico proprio due parole, perché poi andiamo avanti. La risata è la consapevolezza di essere di fronte a un ragionamento, a una situazione che è paradossale. Paradossale, sapete che significa? Che dal punto di vista della logica spirituale, significa che colpisce i due emisferi cerebrali contemporaneamente. Cioè che colpisce l'aspetto intuitivo e l'aspetto razionale. Questa continua interazione tra le nostre due parti, che non sono solo due parti cervellotiche, ma che sono due parti del nostro essere, e noi viviamo sempre all'interno di questa dualità enorme, crea degli attriti incredibili. Bene, la risata scioglie questi attriti. Gli animali che non hanno attriti di questo tipo, perché vedono il mondo con altri occhi, completamente con altri occhi. Sarebbe interessante, ma un'altra volta lo vedremo. Non possono ridere se non fare delle espressioni così, magari qualche cagnolina che fa così, qualche scimpanzé che fa qua. Ma non possono ridere, perché la risata è un segno dell'evoluzione della persona. La capacità di ridere del mondo, la capacità di ridere di se stesso. Quindi ricordate quando qualcuno di voi si arrabbiava rispetto a quello che dicevo io? Beh, arrabbiarsi è il segno che non c'è neanche quel minimo di risveglio. Perché un minimo di risveglio lo si vede dalla capacità di ridere del mondo, delle cose. I comici sono i numeri 5, Totò era indiscutibilmente il numero 5. Poi ve ne parlerò bene per vedere che mondo è quello dei numeri 5. E cioè i comici hanno la capacità di osservare il mondo apparentemente con i nostri occhi, gli stessi occhi, cioè hanno, gli occhi sono uguali, guarda. Però vedono delle cose che noi non vediamo e ci fanno ridere. Perché ci fanno ridere? Perché riescono a cogliere quelle boiate che noi viviamo, descrivono noi stessi, no? Totò, siamo uomini o siamo caporali? È bellissimo quel film lì, uomini o caporali, bellissimo. In cui si vede questo mondo diviso in due, tra i semplici, gli umili e coloro che invece basta che rivestano una divisa e si sentono subito potenti, forti. Come quando il nostro governo, i dementi, oramai questo è assodato, ha tentato di spingere le persone a fare la spia. Vi ricordate così da qualche mese fa, no? Non so se questa cosa si sia persa, ma mi sembrava che avessero addirittura volessero assumere delle persone per fare la spia. Adesso non so che fine hanno fatto, non lo so, probabilmente ha cominciato a rompere i marroni, qualcuno li ha menati perché, cioè, cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Cioè, quando qualcuno viene lì ti spia, cosa fai? Gli dai un marrovescio di qui e uno di là. E anche questo vi dovrei parlare, perché qualcuno di voi mi dice: ma sì, ma bisogna essere buoni con tutti. No, 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 non è che bisogna essere buoni con tutti. Qualcuno un calcio in culo si può anche dare. Vabbè, insomma, sono andato a finire molto lontano, ma il discorso originale era questo, insomma, di questo innamoramento di cui si ha così paura, anche quindi in questo lavoro. Quindi, oh Max, tu ti innamori delle tue allieve, e come no? E sono felicissimo di farlo. A parte che mi innamoro un po' di tutti quanti voi, perché vi ho spiegato, perché se non ci fosse questo innamoramento,
Io non potrei parlare, insegnarvi niente e voi non potreste ascoltare niente. Poi certo questo innamoramento va rivolto all'insegnamento, non all'insegnante. Però insomma, se l'insegnante qualche volta si prende una carezza, guardate che non è un delitto, assolutamente non è così. Quelli che pensano che sia un delitto, loro non lo facciano. Vabbè, questa era una piccola parentesi che scivola via e della quale parleremo un po' più in là. Allora, questa idea dell'angioletto custode così, così dolce, così poetica, la perdiamo diventando grandi, perché diventiamo grandi, perché diventiamo saggi, apparentemente. Ma l'idea del diavoletto tentatore, no, non ce la portiamo mai, mai. E possiamo passare tutta la vita senza mai pensare a questa cosa. Eppure è una realtà. Come faccio io a dire che è una realtà? E cioè che ci sono degli spiriti oscuri, delle entità oscure che ci indicano una certa strada, che ci tentano, no? Come faccio a dirlo? Beh, ho due sistemi. Il primo è il Vangelo. Leggo il Vangelo e questa cosa è evidente, non è che me la invento io, è evidente. E cioè ogni tanto non solo Gesù libera delle persone da entità possessive, no? Entità che obbligano gli altri esseri umani a certi comportamenti deviati, no? Nel Vangelo c'è, boh, ogni 2 o 3 pagine c'è qualcuno, c'è qualche indemoniato che va a vedere Gesù. E Gesù, quando può, dà una mano, non sempre può, lo vedremo. Quando può e quando non può fare i miracoli, quando può agire e quando non può agire. Quindi ci sono questi indemoniati che vanno a vedere Gesù, che dicono: Gesù, liberami. Tra l'altro, una cosa estremamente divertente del Vangelo è che quando Gesù andava in giro per le strade, così per i cavoli suoi, perché doveva spostarsi, perché doveva, certo, aveva sempre dietro qualcuno, però si spostava, andava e la maggior parte delle persone non lo riconosceva, anzi direi che praticamente nessuno lo riconosceva. Chi è che riconosceva? Non c'era internet, la sua faccia non era sui manifesti. Quelli che lo ascoltavano erano comunque quelli di una certa zona, non è che uno potesse prendere il pullman per andare a Medjugorje per vedere la Madonna. No, non prendi il pullman, sei lì, vai a piedi, vai con l'asino, col bue, non è che vai tanto lontano. Quindi non era conosciuto e nessuno lo considerava. Ma sapete che anche se era distante chilometri da dove di solito operava, sapete che gli indemoniati lo riconoscevano subito? Non è bella questa cosa? Coloro che erano posseduti da entità oscure andavano subito verso di lui, non l'avevano mai visto né sentito. Interessante questo. È interessante che gli oscuri riconoscono la luce più dei babbani. Sapete chi sono i babbani? Gli esseri umani normali, noi siamo i babbani di questo mondo, perché noi non capiamo niente, no? Ci sfugge tutto, tutto passa da una parte all'altra, quando abbiamo qualche concetto entra da un orecchio e esce dall'altro. Noi siamo i babbani di questo pianeta, di questo bagno penale, di questo Alcatraz della galassia, siamo qua apposta. Per noi viviamo in un mondo farlocco di addormentamento. E guarda caso, le entità oscure riconoscono subito Gesù e o scappano, oppure colui che è posseduto va verso Gesù e dice: Gesù, liberami da questa cosa. E sarebbe estremamente interessante, ma non oggi, però, non oggi, estremamente interessante vedere come Gesù opera, cosa fa per liberare, perché fa delle cose stranissime che sono difficilmente comprensibili. Per esempio, quando libera dei demoni e li mette all'interno di un branco di maiali, i quali poi si buttano dalla montagna. Cioè, no, delle storie che non si capisce niente. Sembrano favolette, ma vi ho già raccontato come le favolette in realtà corrispondano molto spesso di più al mondo reale della storia, delle cose che noi siamo abituati a percepire con la nostra logica, no? Quindi, interessante che l'ombra riconosca subito la luce e che ne fugga inorridito. Interessante. Queste cose che sembrano, cioè, se guardate bene, sembra che non ci frega niente, no? Uno dice: ah, guarda,
Ah, guarda, un'entità oscura quando vede Gesù si inorridisce e voi siete portati a pensare, ah sì, ma non è sì. Perché? Perché dentro di voi succede qualche cosa di questo genere e dovete imparare a percepirlo. Quindi quando io vi parlo di queste cose, quindi utilizzo due mezzi, vi stavo dicendo, uno è il Vangelo, che per me è il manuale di quello che succede dentro di me. Ed è il manuale di quello che succede dentro di voi. Bisogna saperlo leggere, certo, non bisogna leggerlo in senso letterale, anche se a volte è ancora preferibile leggerlo in senso letterale piuttosto che inventarsi delle farlocchiate. Però, quindi il primo aspetto è questo, ma il secondo aspetto è che vedo questa cosa dentro di me. Vedo costantemente la presenza luminosa e la presenza oscura dentro di me. E questo è un lavoro che mi piacerebbe comunicarvi. E perché mi piacerebbe comunicarvelo? Perché questa è la realtà. Il problema è che è una forma di realtà che può restare sconosciuta per tutta l'esistenza. Questo è il problema. Detto questo, non vi parlerò che c'è l'angioletto che vi dice le paroline e il diavoletto che vi dice le cose sconce nell'orecchio. Non è questo, non è questo. È imparare a percepire in tutto quello che voi fate l'aspetto ombra, l'aspetto luce.